Questa onorificenza arriva alla fine di quale percorso professionale? Io sono vissuto in America per quasi 40 anni e ho lavorato nel settore dell'informatica, dell'elettronica. Ho avuto la buona fortuna di capitare in America, di andare in America all'inizio della grande esplosione del personal computer e quindi un po' ho beneficiato del successo che questa. Il microprocessore, il personal computer ha creato le opportunità economiche, la crescita anche intellettuale per tutto il mondo. Il mondo è molto diverso grazie al computer. Lei ha ricevuto questa importante onorificenza in Italia, eppure prevalentemente lei opera all'estero. Anche se in realtà negli ultimi anni ho speso parecchio tempo in Italia perché alla fine della mia carriera ho pensato che era bello fare qualche cosa in Italia. E devo dire che è stata una decisione che mi ha messo in contatto con tante belle realtà, ma mi ha anche messo in contatto con la complessità del mondo economico italiano, che è molto diverso da quello americano. Devo dire che è difficile fare impresa in Italia, ho una grande ammirazione per gli imprenditori italiani che hanno avuto successo in Italia, perché richiede una stamina, una forza di carattere, una determinazione non indifferente. E dall'America come è riuscita a contribuire alla crescita dell'Italia? Ma oddio, direttamente, ho operato soprattutto in America, negli ultimi anni ho cercato appunto di operare anche in Italia, attraverso investimenti in aziende che operano appunto in Italia, ma che sono rivolte all'esportazione, quindi la crescita economica beneficia l'Italia. Come è stato ricordato oggi, la crescita è legata alla crescita del lavoro, dei posti di lavoro, è legata al successo delle aziende, quindi è importante che le aziende italiane imparino ad essere competitive nel mondo e questo è il modo di far crescere l'Italia. Ed è particolarmente importante in un momento di transizione come quello che stiamo vivendo.